Che deve sostenere in modo sontuoso Dejan Savicevic, che ha chiesto appunto questa possibilità di poter esprimere il suo talento a Fabio Capello e naturalmente di dare il massimo per Kluivert, era in difficoltà non solo nei confronti Zio Ganz, il grande ex, e poi eccolo qui il pallone d'oro Ronaldo, che probabilmente lunedì vincerà. Un arbitro Cesari controlla e l'Inter dunque con Ronaldo e Simeone. Tutto è pronto per questo derby numero 239, partiti! Relegati in panchina in ossequio al turnover, mentre invece avete letto sicuramente le dichiarazioni di Ronaldo, che lui non vuol saperne di turnover, lui ha detto che si diverte solo quando gioca. Ecco. A gamba tesa ha avuto in questo caso la peggio Maldini. Ronaldo, raddoppiano la marcatura, Nielsen e Albertini. Palla per Ronaldo che viene a cercare Rossi. Che l'Inter rimane con il quarto uomo. Ronaldo prova ad andarsene ancora. Ronaldo, calcio di punizione che sta per essere battuto dai nerazzurri, mentre vedete Ronaldo. Per quanto concerne i tiri dalla bandierina, Savicevic, c'è la deviazione di Ronaldo che è venuto a dar man forte ai difensori, per cui il Milan beneficia del terzo. Caribo West prende in consegna Desailly, ma c'è un retropassaggio che potrebbe essere sfruttato alla meglio da Ronaldo. Vedete Ronaldo che prova ad andarsene in velocità, ma c'è pronto Ba. Vedete che Capello, fantastico. E Capello ha capito tutto qui, ha messo Ba nel ruolo di difensore appunto per vanificare il tentativo di contrattacco di Ronaldo. Fantastico vedere due giocatori al centro, non ha avuto assolutamente possibilità, non aveva possibilità di un passaggio, erano troppo lontani da lui i propri compagni. Vediamo anche in questa occasione che non ha respiro l'azione dell'Inter. Palla in fallo laterale, qualche istante di pausa per noi. Con qualcos'altro. Sì. Vediamo Coppa Italia. Capello ha vinto nel 69 la Coppa Italia con la era formata da 5 uomini. 38 minuti e 20. Parte Ronaldo, attenzione. E c'è la parata comoda da parte di Sebastiano Rossi su questo tiro centrale di Ronaldo, che è la respinta di Bergomi. Che giocatore fantastico, Bove. Ronaldo attaccato piuttosto duramente, c'è un calcio di punizione per l'Inter che vedremo tra qualche secondo. 43 minuti quando rivediamo a trovarsi in campo dopo due assist a Zanetti. Milan che chiude bene gli spazi e Ronaldo che viene a fare l'ala sinistra, prova il dribbling. Tutto difficile, poi Simeone, ancora Ronaldo. E qui l'intervento di questa curta di quelli. Vediamo che ci sono le proteste di tutti i giocatori dell'Inter che si accaniscono contro l'arbitro Cesari. E vediamo che cosa succede mentre Desailly, nice. Vedete, prova a farsi giustizia sommaria nei confronti di Colonnese. Vediamo quello che è accaduto, mi pare che. Qui il fallo è piuttosto clamoroso. Eh sì. Anche perché aveva eluso l'intervento, si era portato avanti il pallone Ronaldo, Costa Curta ha visto si è superato, è andato sulle gambe di Ronaldo. Sicuramente è stato un brutto fallo, ma non penso si sia infortunato, almeno spero per l'Inter Ronaldo. Vedete la smorfia di dolore del pallone d'oro. Un finale di tempo che non ci voleva, perché la partita è stata. Non gli ha fatto male. Si è visto, scuso dalle parole di Costa Curta, rivediamo, è un brutto fallo sicuramente, ma non da infortunare un giocatore. Sono d'accordo con Billy Costa Curta in questo caso, la dinamica è brutta perché ovvio che Costa Curta non possa andare a recuperare il pallone, però niente di pericoloso secondo me. Si è rialzato Ronaldo. Ronaldo prova l'impossibile, parte la conclusione, una botta di rimettere in sesto una situazione molto penalizzante. Ma sicuramente basterebbe un gol per poter, non dico rimenti, e cercare di giocare questa partita e non cercare sempre Ronaldo in mezzo all'area avversaria. Ed ecco Ronaldo, prova la verticalizzazione su Zamorano, l'intervento è di Nino Rossonera. Ronaldo scambia con Galante, Galante prova il tiro ed è una. Ancora Ronaldo, una serie di finte, non ce la fa a superare Nielsen. Simeone e poi Alfa tra tre avversari. Tutte azioni isolate, adesso anche per caso è arrivata la palla a Leonardo, ma è già circondato da tre uomini, difficilmente potrà andare via da quella posizione, impossibile. Ronaldo, una rimessa in gioco. È praticamente impossibile. Sì. Anche sotto l'aspetto psicologico. 5-0, ricordiamolo, è un risultato che praticamente non solo. Il terzo di Savicevic, tanto vediamo Ronaldo. Ancora Ronaldo cerca di poi Ba,
scambia con Savic. Cioè, è proprio tutta la squadra che ha sofferto. È difficile giudicare una partita. C'è da dire buona la prestazione di Nielsen, sia in fase difensiva sia quando è andato a crossare sulla parte destra. C'è un fallo. È un fallo di Albertini contro Ronaldo. Un po' di manica larga questa volta da parte dell'arbitro Cesari. Sì, in effetti abbiamo rivisto tutto quanto è accaduto. Mi pare non ci fossero delle scorrettezze. Assolutamente no. Albertini aveva trovato il tempo giusto e aveva rubato il pallone a Ronaldo. Era aggregato West, ma ci sono state proprio delle disattenzioni. E stasera è pensabile che lo possa utilizzare sin dall'inizio. Desailly respinge. Ronaldo aggancia la palla, poi palla per Simeone, poi Ronaldo. Ronaldo è battuta perché vedere un allenatore che ci tiene, adesso c'è il fischio di conclusione del signor Cesare. 5-0 dunque per il Milan. Solo Calcio 98 ti dà 9 figurine per bustina. Calcio 98 da Berlin Collection. Dove sta per avere inizio l'incontro valido quale gara di ritorno per i quarti di finale di Coppa Italia tra l'Inter e il Milan. Per quanto riguarda l'Inter, che il presidente Moratti già domina capacità di esprimere gioco offensivo, vedete che Simoni ha inserito Branca al fianco di Ronaldo in avanti, arretrando Djorkaeff, che quindi farà verosimilmente il trequartista. Ovviamente la qualificazione, per quanto possa essere imprevedibile, il calcio, dovrebbe essere questione già risolta a favore del Milan, ma come vi dicevo l'Inter è attesa soprattutto a una gara di dato prima alcune indicazioni a Djorkaeff e a Savicevic, null'altro. Ecco intanto Ronaldo corpo a corpo con Maldini che lo ferma irregolarmente. Calcio di punizione. Ronaldo, vediamo intanto lo scatto, lo abbraccio. E Moriero in azione, limite dell'area, parte il traversone, Ronaldo con Desailly e toccano il pallone entrambi i giocatori, ma l'ultimo a toccare è proprio Ronaldo che vedete inquadrato. Ronaldo che in qualche maniera ha fatto autocritica per le occasioni fallite nella fase iniziale della partita. Arima di prima verso Djorkaeff, Djorkaeff riesce a dare a Ronaldo, come vedete molto arretrato, va Ronaldo, fa filtrare su Branca, 1-2 con lo stesso Ronaldo, molto bello, va Ronaldo e viene messo giù da Costa Curta, ci sarà ammonizione. Ammonizione per Costa Curta che figura nell'elenco dei diffidati, quindi salterà la prossima partita di Coppa Italia. Scuote la testa Simoni, che più e più volte si è lamentato per il trattamento che viene riservato al giocatore di maggior talento della sua squadra, vale a dire Ronaldo, che sistematicamente viene fermato dai difensori avversari in azione fallosa. Civoli. Io ricordo che nel derby dell'andata Costa Curta fu protagonista di un contatto che fece un po' allarmare Ronaldo e la panchina nerazzurra quando già il risultato era acquisito. È la prima volta che Ronaldo è riuscito a superare il proprio diretto avversario. Ha in qualche modo anche detto che questa storia del fenomeno è stata un po' inventata dai italiani. Pressione con una faccia, insomma, da derby vero, eh? Una faccia da capello, vero? Palla intanto dentro per Ronaldo che viene fermato da Desailly. Intanto vediamo Ronaldo, vedete la sua azione impetuosa, tre avversari su di lui, alla fine lo ferma Desailly. Brasiliano può cedere a Ronaldo, tutto spostato a sinistra, punta a Cardone, Ronaldo limite dell'area, fa filtrare un pallone, molto bello il tiro da parte di Zelias, deviato a fondo campo. Ottima iniziativa dell'Inter con Ronaldo che ha dato l'impressione di partire in azione isolata, poi fa filtrare questo splendido pallone per Zelias, il cui tiro con la punta del palo in angolo. Sì, aveva... intanto osserviamo Ronaldo, sì. Eh. Ronaldo, attenzione, Ronaldo, palla sul destro, tenta ancora di andare via, la carambola è per Moriero. Regolarità, una irregolare posizione a centroarea. Dicevi Marco che Capello... No, che protestava con il collaboratore di Bettin. Buon momento dell'Inter, Zelias in qualche modo riesce a dare a Ronaldo che si gira, ancora fallo su Ronaldo, calcio di punizione. In effetti è uno stillicidio di azioni
fallose quando il giocatore brasiliano dell'Inter entra in possesso di palla. E stavolta è lo stesso Ronaldo che, nonostante la notevole distanza, dà l'impressione di voler tentare la battuta. Siamo a circa 35 metri dalla porta di Rossi, la rincorsa di Ronaldo, il tiro che filtra, ma Rossi che para. Vediamo. Insidia per il rimbalzo. Prima frazione, Inter che sta conducendo per 1-0, ecco Ronaldo in area, finta Ronaldo, tiro, chiude Djorkaeff, largo, Ronaldo, c'è anche Moriero, finta bellissima di Ronaldo che va giù, a giudizio di Bettini stavolta non c'è irregolarità, mi è parso di vedere invece un tocco sul piede d'appoggio, recupera comunque Cagliardamente, Zelia, sta palla è per Ronaldo, fa Ronaldo, Ronaldo va, addirittura lo chiude, lo stacco di testa poi da parte di Branca, Ronaldo la caccia del pallone, va, due avversari su di lui, punizione a favore del Milan. Con citate fasi finali del primo tempo, sta per fischiare, infatti sta scadendo il terzo minuto di recupero, mentre qui rivediamo la precedente azione, forse non ha tutti i torti Bettini nel non aver fischiato, però probabilmente il tocco magari di Abba anticipato ancora da Sartor, ora la palla è per Ronaldo, va Ronaldo per mantenere fede alle promesse della vigilia di una partita che l'Inter voleva vincere. Bergomi, Civoli. Sì, bravissimo, e credo che anche Paolo Maldini sia rimasto ammirato dalla prodezza di colui che è stato per tanti anni comunque suo compagno in nazionale, Ronaldo sulla sinistra. Va Ronaldo, Saccardone di fronte, finta, saltato, Costa Curta in spaccata, mette fuori, va. Prova Ronaldo, deve vedersela con Desai, guizza Ronaldo, Desai non lo molla, tocca per ultimo Desai, angolo. Certamente la sensazione è che lo stato del terreno di gioco non aiuti molto, non solo Ronaldo ovviamente, ma un po' tutti i giocatori in campo. Branca sul filo del fuorigioco, Ronaldo giudicato in posizione regolare, va Ronaldo in pienare di rigore, solo serie di finte, tenta di filtrare, lo ferma Cardone. Rivediamo ora l'azione di Ronaldo, vedete Desai va, ora dà l'impressione di poter tornare in campo, attenzione Ronaldo, tiro immediato, Rossi si fa trovare pronto in campo Leonardo, mentre questo è Ronaldo. Savicevic che però è stato anticipato da Zelia, si immagini di nuovo in diretta con Ronaldo che converge, va ancora Ronaldo, Ronaldo salta il nucleo di avversari, palla per Ronaldo, Ronaldo che poi tenta di battere a rete dopo aver ricevuto il passaggio di ritorno, vertiginosa la sua azione, poi non ha trovato il tempo per la battuta, vedete Ronaldo, tocco verso Coué che gli restituisce il pallone e poi tenta l'esterno destro, ancora Ronaldo, saltato Donadoni, 1-2 con Coué, Leonardo, ora va Albertini, ancora ingannato da un rimbalzo fasullo, ne approfitta Ronaldo, viene Ronaldo e cerca Branca e esce proprio Ronaldo.